Diciamo che per capire meglio la situazione sarebbe meglio che consegniamo a loro quelle che ti domani. Il centro maggio. Laura poi sto volendo. Allora, quello è intitolato 20 secondi ed è un modo per unire le tre diverse modi di scrivere. C'è un inizio che è il mio, poi segue la sua poesia e segue il suo finale. Però sembra quasi un ultimo racconto fatto da un'unica persona. In realtà sono tre persone completamente diverse. Allora, il libro, come ha detto Walter, è un giallo, però diciamo che è un giallo un po' tipico. Chi lo ha letto si può ritrovare. Uno scrittore capito. Sì, io sono. Infatti mi sono presentato con. Il libro diciamo che fonde un po' quattro generi tutti insieme, proprio a volerla dire grande. Perché è un giallo perché bisogna scoprire chi è l'assassino o l'assassina. È splatter, comunque ci sono dei omicidi belli sostanziosi e molto efferati, perché sono tutti studiati seguendo, guarda caso, la Bibbia, visto che se ne è raccontata prima. Poi è un romanzo, e comunque ci sono due storie d'amore molto importanti, sono due storie d'amore molto importanti che si intrecciano e che hanno degli epiloghi particolari. Il titolo è 16 rose arancioni. Allora, 16 non ve lo posso spiegare perché nella scena principale del libro, e se ve lo spiegassi avrei, credo, detto 3 quarti di libro. Quindi quando arrivate alla fine vedete le 16 rose arancioni disposte al cerchio, siete quasi alla fine. E, mentre per il fatto delle rose arancioni è perché molto semplicemente sono l'unico colore di rosa che mi piace, né più né meno. Quello molto semplicemente. Sì, quello è molto semplicemente. Mentre le 16 appunto è dovuto alla ragione logica, che solo la gente di loro si conosce. La gallina, la prima sicuramente, poi fa su uova. Ma perché la stessa utilizza delle passi? Ma che fa? Ogni tanto lei ha fatto la fase di tempo, a leggere, giustamente, giustamente. Perché noi in qualità delle nostre presentazioni sono queste, che noi ci prendiamo tanto in giro, ci divertiamo tanto, infatti gli ho detto ragazzi fatemi le domande come il primo, no? Assolutamente no, infatti ho chiesto, infatti ho detto ora mi domanderanno, va bene, se volete. No, diciamo che l'ispirazione è nata grazie a un'immagine, dove aveva già qualche pesante, no? L'ho già detto. E quindi ho visto questa immagine strana di questo personaggio. Questa non è che l'hai vista dopo volta? Da, sì, però sono loro, non sa, non sai che cosa ho visto. Lo stavo per dire, dicevo. Ho visto questa immagine di quest'uomo crocifisso, una croce alla rovescia, dice, perché l'ho visto tanto volte? Dice, avevo mangiato parecchio pesante. E la notte non ho dormito, l'ho visto addirittura anche di capelato. Poi da quello è nato tutto il libro, non è che io l'avevo già preventivato. Sapevo nemmeno come cavolo, sapevo nemmeno che era il profeta, diciamo. So solo che da quelle immagini poi era tutto deciso. Infatti la cosa che accomuna tutti e tre i libri, a parte che nel suo è delle poesie, è che nel suo ci sono delle poesie. Nel mio, diciamo che il o la colpevole è una o una poeta, poetessa. Poeta o una poetessa, che lascia delle poesie, diciamo, non in maniera convenzionale, non è che le trovate su un foglio. Nel caso dell'uomo crocifisso le trovate addirittura impresso qui nello stomaco, per scriverlo. Ragazzi, l'ho detto, ho mangiato pesante, non è che... Cerca, infatti da quel momento ho cercato di moderare, perché insomma mi piace essere troppo cruento, poi mi dà fastidio anche a me. Ma poi il libro è talmente particolare che passa veramente a trattare diversi aspetti, come detto lui, il giallo, il noir, lo splash.
partner, poi l'amore. E intanto, conoscendolo, mi viene da chiedergli, ma quando tu scrivi, sei veramente te stesso, come sei nella realtà immaginaria, oppure esprimi parti della vita reale come qui? Sì, vorrei uccidere mia moglie, però non forse allora bisogna che mi scrivi. No, sinceramente no, cioè meno male ho, come scritto tantissime volte, rispondendo a tanti amici, ho capito tanta fantasia che riesco a vivere, a discernere, me da quel tipo di fantasia lì, anche perché si scalizzare è fatto una strada. Se non fossi veramente il tipo di ma ragazzi, veramente non so cosa ti fai una roba, tu hai la domanda. Parla dei libri che sono usciti l'anno scorso, il nostro percorso, e stiamo già preparando